in compagnia dell'onorevole Menia, segretario del Comitato Tricolori Italiani nel Mondo, CTIM, qui in Piazza del Collegio Romano, negli uffici del Senato. In questi giorni alla Farnesina si tiene la prima sessione del CGE, cioè il Consiglio Generale degli Italiani nel Mondo, un organo rappresentativo appunto delle comunità italiane nel mondo. E noi proprio in questa occasione abbiamo voluto qui in una sede istituzionale ricordare Mirko Tremaglia, che è stato il padre della legge che ha concesso il voto agli italiani all'estero, ma è stato soprattutto protagonista di grandi battaglie di italianità, di libertà, una battaglia di riconoscimento dei diritti dei tanti italiani di quell'altra Italia che vive fuori dai confini. Sono quasi 60 milioni gli italiani o quelli di origine italiana che vivono sparsi in ogni continente e che costituiscono un'enorme risorsa per il paese tutto. E noi di questo vogliamo discutere, dei loro diritti, delle loro tradizioni, della nostra italianità, della difesa della lingua, della cultura, dell'economia che sviluppa quest'altra Italia. Tanti temi che oggi affrontiamo, e lo facciamo appunto nel nome di un uomo che ha legato la sua storia alle grandi conquiste degli italiani nel mondo. Grazie.